Incontro tra arte, storie e tradizioni, quello avvenuto oggi in Piazza Municipio a Campobasso. Il comune capoluogo, attraverso i borghi di eccellenza, ha invitato le associazioni Giostra, Cavalleresca di Sulmona e i Crociati e Trinitari ad esibirsi tra un pubblico attento e appassionato. Poi nell'atrio di Palazzo San Giorgio la firma del gemellaggio intrapreso tra le due città per favorire il turismo e riscoprire la storia rinascimentale comune tra i due centri e le due regioni. Le istituzioni hanno posto particolare attenzione alla rivalutazione della storia e delle tradizioni passate ed hanno portato in piazza le rispettive associazioni per una manifestazione ricca di significati culturali e artistici. Dopo la firma del gemellaggio, che sarà risuggellato a Sulmona a fine luglio, il corteo ha raggiunto il centro storico e la chiesa di San Giorgio. Sulmona e Campobasso hanno una storia straordinaria che viene poi viene ad essere legata da un rinascimento abbastanza importante. Sulmona da anni ha una giostra cavalleresca incredibilmente importante, Meraviglia Italiana. Campobasso ha un gruppo storico importante quali i Crociati e Trinitari. Non poteva non farsi un gemellaggio tra due realtà importanti che hanno fatto la storia del Molise e dell'Abruzzo. Ci sono molti punti in comune tra le due città, i due centri e le due regioni. Certamente sì, la fratellanza come primo punto in comune, essere stati una regione unica è il secondo punto in comune, ma il terzo punto in comune è il Rinascimento, quindi si parte dal Molise per arrivare in Abruzzo e straordinariamente la storia ci insegna che i molisani realizzano un palazzo straordinariamente bello, quale Palazzo Tabassi, che è sede del Sestier Portabonomini proprio a Sulmona. Prossimo appuntamento per le due città, si sposteranno nel Veneto, precisamente a Verona. Che gemellaggio sarà? Gemellarci con Sulmona e poi arrivare a Verona, città straordinariamente importante sia per la storia, per la cultura, per l'arte. È un grande, davvero un grande, grande onore per noi di Campobasso, ma soprattutto per l'intero Molise.